Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Silvia e oggi vorrei aprire con voi il mio primo calendario dell'avvento, nel senso che il calendario l'ho comprato per me, non lo monto io, come l'altro, ed è un calendario che io sto aspettando di comprare da un anno, da quando l'ho visto per la prima volta l'anno scorso spacchettare da Veledi. Io mi sono innamorata di quel calendario, no, era impossibile trovarlo l'anno scorso o comunque l'anno scorso non me la sentivo di spendere tutti questi soldi per un calendario. Quest'anno finalmente ho deciso di prenderlo anch'io, ho aspettato che uscisse, l'ho comprato subito, ho dovuto aspettare un mese e mezzo perché arrivasse. Alla fine, dopo averli contattati un po' di volte, avergli mandato la foto del tracking e tutto, mi ha risposto che era tornato al mittente e allora, con una spedizione espressa me l'ha mandato e mi è arrivato in 2 giorni. Di cosa sto parlando? Del calendario dell'avvento di Charlotte Tilbury. Questa qua è la scatola. E adesso lo apriamo insieme. Nell'attesa quest'anno speravo che uscisse uguale a quello dell'anno scorso come packaging. Io non ho nessun, ho pochissimi prodotti Charlotte Tilbury, li ho comprati nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi. Niente che potesse essere nel calendario. Niente di ciò che potrei trovare nel calendario. Prodotti skincare, quindi mi aspetto che sia come quello dell'anno scorso. Se è come quello dell'anno scorso, io sto provando tutti i prodotti di Charlotte Tilbury. Adesso apriamo. C'è una cosa fuori dalla scatola, sperando che non sia un pezzo della scatola. Allora, ma perché non mi si apre? Ah, qui si apriva qui, accidenti. C'era il c'era il coso. Eccolo qui. Magico calendario. Questa scatola. Questa scatola qui e c'è dentro il calendario e all'interno abbiamo, grazie per averci scelto, niente, il loro bigliettino di ringraziamento con il coso dell'ordine, la bolla di accompagnamento e poi questo campioncino Brightening Youth Glow Primer e va bene. Allora, andiamo ad aprirlo e tantaratà, facciamo così, lo apro dal vostro lato, tantaratà, ah, che meraviglia, non so se si può vedere quanto è bello, quanto è bello questo packaging, mamma mia. Ah, poi come è fatto? Certo sono poche caselle, è fatto così anche, che è un bellissimo beauty, è un qualcosa di bellissimo poi da tenere in camera, portagioie, qualcosa, mamma mia, che bello queste stelline! E va bene, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caselle. E direi finalmente posso aprirlo anch'io. In realtà mi tengo l'altro calendario che ha 24 giorni, me lo terrò per le stories di Instagram. Visto che non lo uso tantissimo Instagram, gli diamo una ragione d'essere. Allora, apriamo la prima casellina, parto da quella in alto e cosa troviamo? Troviamo incartato 15 ml detergente, maschera e balsamo per una pelle soffice e luminosa come quella di un bambino. Ed è un 15 ml. Insomma, non sono quasi pentita. Va bene, vedremo. Seconda scatolina. Abbiamo dentro il Charlotte Magic Serum Crystal Elixir. Siero per una pelle miracolosamente
con l'aspetto miracolosamente più giovane. Bene, vedremo come lo rimettiamo dentro, che aveva la sua confezione. Quindi qua rimetto il primo. Poi, terza scatolina più piccola, terzo giorno. E insomma, farò vedere, guarderò il costo, ho deciso che guarderò il costo dei prodotti sul sito e poi lo rapporterò alla quantità trovata e vediamo se può esserci una convenienza. Oh, Beauty Light Wand Easy Eyeliner, quindi illuminante facile. Questo penso che sia una full size. Hollywood Beauty Light Wand 12 ml e comunque andrò a cercare sul sito. Poi, casella più grandina, 4, numero 4. Tanta carta, poca sostanza, dov'è? 15 ml. Goddess Skin Clay Mask, una maschera per effetto liftant, lissant e enclarissant, quindi un effetto visibilmente liftato, liscio, illuminato e con l'apparenza di sempre, una pelle soffice come un bambino senza pori. 5, casellina numero 5. Anche qui tutta carta. Mini mascara. Penso che sia un mascara Deluxe Legendary Lashes. Quindi volume 2. Quindi ciglia leggendarie volume 2. Piccolino, sarà taglia Deluxe, non riesco a vedere la quantità. Potrebbe costare 12 euro. Questa è la numero 6. Anche qui tutta la carta che esce. Instant Soft Focus Beauty Glow Primer, il Wonder Glow di Charlotte Tilbury. Primer per un soft focus istantaneo e illuminante per ridurre l'apparenza delle rughe e delle imperfezioni. Andiamo, si vede che è la prima volta che apro un calendario dell'avvento perché non sono capace di aprirlo. Quindi abbiamo la numero 7. Dov'è? C'è qualcosa qui che non trovo? Prendiamo la cartina e mamma mia, più piccolo di così, no? Una matita. Abbiamo la Walk of No Shame Eyeliner. Ah sì, eyeliner, però in questo colore marroncino. Bellissimo. Se l'avessi trovata nera ci sarei rimasta male. Long Lasting, scrive morbidissimo, proprio. Ma proprio morbidissima. Ma sono contenta di non aver trovato un nero. Sembra un marrone quasi quasi prugna, un marrone quasi vino, quasi vinaccia, bellissima. Bello. Anche quella è una taglia deluxe, piccolina. Abbiamo la 8, 1,6 grammi, Color Chameleon, Pillow Talk. Penso che sia un ombretto in crema. Credo che sia un ombretto in crema, mamma mia, come non conosco il marchio, aiuto, sono troppo felice perché non ho mai avuto niente. E penso che sia un ombretto in crema, quindi eravamo alla numero 8, passiamo alla numero 9, bella grandina, promettente, peccato che sono promettenti, ma poi non c'entro niente. Un rosetto, finalmente, un rosetto di Charlotte Tilbury, il Pillow Talk. Pillow Talk Medium. Tan 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 tan
Che bello come è tagliato bene il Pillow Talk. Quanto speravo che ci fosse questo rossetto. L'ho visto anche l'anno scorso, non c'era. Certo, chi lo prende una volta non dovrebbe più riprenderlo, perché meno male i prodotti, quanto ho capito, sono sempre questi da 3 anni. A me non mi frega niente. Anzi, no, probabilmente erano più interessanti l'anno scorso. Qua solo maschere, ma voglio una crema. Io voglio una crema. Che maschere, basta maschere. Sono già piena. Allora, 9. Casellina numero 9. Qui abbiamo una matita per le labbra, la Lip Cheat, stesso colore. Che è questa qui. È questa, bella. Mi piace molto. È proprio il colore delle mie labbra, a dire la verità. Poi abbiamo la penultima casellina. Stavo già spaventando, ho detto che non c'è dentro niente. Oh, finalmente! Non la apro, però era già un po' aperto. La Charlotte Magic Cream. Oh, finalmente! La Charlotte Magic Cream, ciò che io sognavo. 15 ml pure questa, va bene. Instant Turnaround Moisturizer. Crema idratante istantanea. Crema idratante istantanea. Finalmente abbiamo trovato la crema. Ovvio che qua si paga il packaging. Qua si paga il packaging. Allora, ultimo prodotto. Ultima, ma non ultima. La più grande. La più grande. C'è qualcosa anche di più grande qua dentro. Dun, dun, dun. Airbrush Flawless Setting Spray. Abbiamo il setting spray di Charlotte Tilbury, 34 ml. Questo forse è una misura intera, full size. Benissimo, allora vi lascerò i totalini sotto di tutto quello che è. Questo è il mio bellissimo calendario, è ovvio che io l'ho comprato solo per la scatola. In realtà c'era una il primo lancio, la settimana prima, è stato lanciato il calendario solo per un weekend, si poteva prendere solo dal venerdì sera alla domenica sera, alla domenica mattina, e comprendeva una palette, costava 100 euro in più, 86 euro in più, e non l'ho preso. Ho detto, che cavolo, che fregatura, quest'anno è andata, non riesco a avere questa scatola, nemmeno quest'anno. La settimana dopo l'hanno lanciato senza palette e così sono riuscita ad accattarmelo, finalmente. E va bene, niente, è proprio la scatola per chi non ha mai provato niente di Charlotte Tilbury, si prova un po' di tutto e niente, quindi vi farò sapere come mi sono trovata. Faremo il totalone e vediamo se questo calendario di Salasso mi è convenuto, era meglio comprare 2 o 3 cosine e basta, sicuramente sarebbe stato meglio, però va bene, ecco. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, spero che anche a voi il calendario sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate. Un grosso bacione, possibile.